Oggi questo sopralluogo a Favara Ovest, come gli è sembrata un po' qua la zona? L'area obiettivamente è un'area che è stata per troppo tempo, secondo me, trascurata. Questo mi pare che sia di semplice riflessione. Ma poi la cosa che ci siamo detti con i tanti abitanti del quartiere che sono venuti all'incontro è fare in modo in tempi ravvicinati che i favaresi non si sentano più ospiti a casa loro, perché gli abitanti dei Favara Ovest in questo momento vivono questa condizione. Allora, definire immediatamente questa annosa questione dei confini, probabilmente se fossero stati confini tra stati si sarebbe risolta in un tempo più corto, e invece questa è una questione che va avanti da troppo tempo. Allora, l'impegno dovrà essere in tempi corti fare in modo che questa annosa questione si risolva. Poi c'è una logica d'insieme, nel senso che queste non sono solo le elezioni di Agrigento, queste sono le elezioni anche di Favara, anche di Porto Empedocle, cioè di un'area vasta, perché attorno al capoluogo deve nascere un progetto comune di sviluppo, cioè non possono pensare i favaresi, gli empedoclini, gli abitanti di Aragona che quelle elezioni appartengono solo alla città capoluogo. Attorno al capoluogo si deve svolgere un'azione sinergica in termini di strategie collettive, economiche per promozionare il territorio. D'altronde scopriamo l'acqua calda in altre parti, così è successo. Allora, una logica d'insieme e queste elezioni sono una scelta decisiva. Carmelo Sgarito, candidato al Consiglio Comunale di Agrigento, che conosce bene le realtà di questi cittadini. Ma non solo io, anche gli altri concorrenti conoscono, diciamo, la realtà di Favara Ovest che va, diciamo, definita, va messa la parola fine ad una questione annosa e veramente direi anche vergognosa. La chiuderemo con un amministratore che nella sua città ha dato prova di efficienza e di capacità, quindi io credo che qui, ecco, la parola fine alla questione dei confini si possa mettere. Diceva benissimo poc'anzi il sindaco candidato e speriamo anche prossimo eletto che la elezione di un sindaco di una città capoluogo è qualcosa che investe l'intera provincia, è come un po' la chiesa madre di una città che noi speriamo di recuperare al più presto, perché tutto ciò che ruota intorno alla città capoluogo certamente ne può trarre benefici come indotto. E se pensiamo per esempio che Favara negli ultimi tempi ha subito una trasformazione positiva in termini economici, culturali e sociali, anche con la vitalità del centro storico e roba varia, se colleghiamo queste cose alla città, chiaramente ne possiamo avere anche benefici noi favaresi e comunque tutta l'area che insiste su Agrigento.